Tra i terrier di tipo bull, il più noto è sicuramente il bull terrier con il suo naso romano, che gli dà una fisionomia assolutamente unica. Questa razza esiste in due taglie, normale e miniature. La seconda varietà purtroppo è rarissima. La sua diffusione è stata limitata dalle difficoltà di allevamento, perché cagnine molto piccole non riuscivano a partorire naturalmente cuccioli con il cranio così grosso. La selezione moderna ha rimediato in parte ai problemi del passato. Se i miniature di inizio secolo avevano un peso di 2 o 3 kg, oggi l'unica limitazione è data dall'altezza, che non deve essere superiore ai 35 cm. Per il peso, lo standard non pone limiti, ma la media oggi va dai 9 agli 11 kg. Non si tratta più di giocattoli, dunque, ma di piccoli cani ben bilanciati, del tutto identici ai cugini di taglia superiore e assai più agevoli da allevare dei loro antenati. È auspicabile una maggior diffusione per questa razza, perché si tratta di splendidi cani da compagnia, molto puliti e affettuosissimi. Il Bull Terrier di taglia normale, ovviamente, è un cane che incute maggior rispetto. Qualcuno lo ritiene il cane più brutto del mondo, ma chi lo conosce bene finisce sempre per innamorarsene. All'origine di questa razza ci sono sicuramente il Manchester Terrier e l'English White Terrier, oggi estinto. Il mantello bianco, per lungo tempo, fu l'unico accettato dallo standard e ancora oggi è molto diffuso. Questo anche per l'emissione di sangue dalmata, effettuata da James Hinks, che può essere considerato il padre della razza così come la conosciamo oggi. La sua opera fu proseguita dai figli Fred e James e dal nipote Carlton, figlio di James Jr., che iniziò ad allevare nel 1920 con la Fisso Broom, il più famoso nel mondo, che produsse per primo il naso romano nel suo campione Lord Gladiator, che lo trasmise a tutta la sua discendenza. Lo standard del Bull Terrier lo definisce gladiatore delle razze canine. Non potrebbe esserci una descrizione più efficace. La testa del Bull Terrier è un fondamentale carattere di tipo. Deve avere una forma ad uovo, con assi cranio-facciali divergenti. La divergenza è fondamentale perché ha lo scopo di ottenere una maggiore forza nella presa. Il cranio è piatto tra le orecchie. Il tartufo, nero e molto grande, è rivolto verso il basso. Gli occhi sono piccoli, triangolari, infossati, obliqui, molto più vicini alle orecchie che al tartufo. Le orecchie sono piccole, fini, piazzate vicine tra loro e portate rigidamente erette quando il cane guarda diritto all'insù. Questa caratteristica è unica tra i terrier e deriva da un fatto storico. In origine, infatti, le orecchie del Bull Terrier venivano tagliate, ma nel 1895 l'Inghilterra proibì questa pratica per tutte le razze canine. Questo divieto provocò in breve tempo l'estinzione dell'English White Terrier. Così gli appassionati del bull, preoccupati per la sorte della loro razza, si misero al lavoro per ottenere esemplari con orecchie naturalmente erette. Il risultato è quello che vediamo oggi. La dentatura deve essere completa, con denti grandi come si addice a un cane da presa e con perfetta chiusura a forbice. Il collo, lungo quanto la testa, deve essere potentissimo e muscoloso, a forma di tronco di cono e senza alcun accenno di giogaie. Il torace è molto largo, con coste ben cerchiate. La sua ampiezza determina la potenza muscolare del Bull Terrier. La sua altezza deve essere superiore alla metà dell'altezza algarrese, così che il cane abbia poca aria sotto di sé, ma senza risultare basso sugli arti. La linea dorsale è rettilinea, appena incurvata a livello della groppa. La linea inferiore risale leggermente dallo sterno al ventre. Gli arti, sia anteriori che posteriori, devono essere molto muscolosi e in perfetto piombo. La spalla deve essere solida e ben inclinata. La coda, grossa alla base, si assottiglia all'estremità. È di media lunghezza, attaccata bassa o portata orizzontalmente.
Il movimento deve coprire agevolmente il terreno con un particolare aspetto baldanzoso. Nel trotto gli arti sono paralleli, sia davanti che di dietro, ma a una velocità più sostenuta gli arti anteriori convergono verso il centro, mentre i posteriori forniscono una grande spinta. Nell'insieme il cane deve dare un'impressione di compattezza e pienezza. Lo standard non prevede una taglia massima né un peso ideale, ma è desiderabile che ci sia il massimo di sostanza nel minimo volume.